possibile ed incostituzionale che una pianta che nasce naturalmente ci venga negata a noi pazienti. Cofanetti con piantine di marijuana regalate ai malati di sclerosi. È stato questo il clou dell'iniziativa Cannabis Italia Chiama USA, promossa dai radicali italiani davanti alla sede della Camera dei Deputati a Piazza Montecitorio, per protestare a favore dell'uso terapeutico della cannabis e per la depenalizzazione dei reati legati all'uso personale. Poco dopo aver ceduto l'erba ai pazienti, tutte le piantine sono state sequestrate dalla polizia. Protagonista dell'iniziativa radicale è stata la deputata Rita Bernardini, che da mesi pubblicamente conduce un'azione di disobbedienza civile coltivando alcune piantine di marijuana sul proprio terrazzo. In Italia ci sono migliaia e migliaia di malati che, nonostante la legge lo consenta, non riescono ad avere accesso alla cannabis terapeutica. Sono malati di sclerosi multipla, malati di tumore in trattamento chemioterapico, malati di AIDS, affetti da glaucoma. Ed è incredibile tutti gli ostacoli che vengono frapposti per poter accedere al farmaco. Per quanto ci riguarda, come radicali, abbiamo anche fatto una proposta perché sia depenalizzata la autocoltivazione, cioè la coltivazione per uso personale. Perché l'assurdo è che se si va dallo spacciatore si è sottoposti solamente a sanzioni amministrative e non si va in galera. Mentre se uno, per non andare dallo spacciatore, se l'autocoltiva, rischia da 1 a 6 anni.